Buon pomeriggio Donatella Iorio. Buon pomeriggio, grazie a lei. Mi veniva da chiamarla Donatella, poi dopo mi dice: ma abbiamo mai mangiato la pizza insieme? No, e quindi dice: ma perché mi dà del tuo? No, per me non c'è problema, anche Donatella va bene. Dico, era quasi in senso di solidarietà, perché non deve essere semplice gestire la commissione urbanistica di questi tempi. Vogliamo fare intanto... No, non è semplice, ma nello stesso tempo è anche molto stimolante, diciamo. Il lavoro non manca, e vengo proprio adesso, ho chiuso 5 minuti fa la commissione, che è durata come al solito all'incirca 3 ore, però ce la mettiamo tutta. Allora, partiamo con un'agenda di argomenti e vediamo a che punto siamo anche con gli impegni del Campidoglio, della Commissione, anche se ci sono prospettive. Comincio dall'emergenza abitativa, questione casa, perché poco fa avevamo una rappresentante dei movimenti per il diritto all'abitare, e ovviamente Roma vive questa emergenza da anni, non è un'emergenza che nasce oggi. Il Comune che sta facendo? Allora, guardi, il Comune sta facendo molto. Noi come Commissione Urbanistica ovviamente non ci occupiamo nello specifico dell'emergenza abitativa, perché se ne occupa appunto la Commissione Politiche Abitative, però noi, sempre riguardo al tema della casa, seguiamo invece molto da vicino il tema dei piani di zona. Oh, mamma mia! Che è comunque un tema molto caldo, e so a lei anche molto, molto caro. Molto caro, molto caro ai nostri ascoltatori soprattutto. Allora, esatto. Piani di zona, intanto una domanda che le avranno fatto mille volte: con queste pratiche di affrancazione, che è una brutta parola, sì, ma insomma la liberalizzazione dei prezzi delle case acquistate da tanti cittadini romani, spesso fregati se non truffati da chi gliele ha vendute, a costi più alti, e che oggi magari stanno aspettando il via libera dal Comune per poter vendere la propria casa a un prezzo di mercato. A che punto siamo? Perché qualche giorno fa il consigliere Calabrese, suo collega, ci ha detto che vi eravate resi conto che non si poteva andare avanti con questi ritardi nel definire le diverse domande dei cittadini, diciamo dei proprietari di case, dei piani di zona, e stavate anche studiando qualche novità dal punto di vista procedurale. È matura questa novità? Me lo conferma che arriverà qualche novità? La novità non è ancora matura, però la attendiamo a breve, nel senso che proprio questa mattina c'è stata un'ulteriore riunione, insomma ci siamo visti sul tema affrancazioni con l'assessore Montuori, anche il direttore generale del Comune e ovviamente il dirigente dell'edilizia sociale, proprio perché ovviamente non ora, ma già da alcuni mesi ci siamo resi conto che il tema delle affrancazioni è un tema molto caldo e che sta praticamente generando anche una certa emergenza sociale. Effettivamente i numeri parlano da soli, perché sono pervenuti al Comune più di 2000 istanze di affrancazione, che, lo ricordiamo, è una pratica che dà la possibilità a chi ha acquistato in casa nei piani di zona di affrancarsi dal vincolo del prezzo massimo di cessione, come diceva lei, e di vendere, poi di rivendere al libero mercato. Purtroppo, diciamo, i numeri parlano da soli, come dicevo prima, perché ad oggi sono state lavorate e quindi completate soltanto 31 di queste istanze, il che vuol dire che è stato stipulato la convenzione integrativa, quindi sicuramente siamo su dei numeri ancora molto bassi. La Commissione ha lavorato già tanto su questo tema, però innanzitutto cercando di rendere la procedura più trasparente, perché ha invitato gli uffici a pubblicare sul sito delle statistiche una tabella con le istanze lavorate, con il relativo numero di protocollo, proprio per dare la possibilità ai cittadini, anziché di venire 2 volte a settimana qui presso il Dipartimento, di poter controllare da soli. Ed è già attivo questo? È già attiva questa possibilità? Sì, questo è partito proprio da subito, da quando l'abbiamo richiesto in commissione, quindi sul sito del Dipartimento ci sono queste 2 tabelle, una di statistiche con il numero delle istanze pervenute, quelle lavorate, quelle urgentate in base alla delibera di giunta di agosto e quella successiva di dicembre,
di giunta, e poi c'è una sua tabella che entra ancora di più nello specifico, dove ciascuna pratica identificata con il proprio numero di protocollo segue praticamente l'iter, per cui si vede lo stato di avanzamento, perché il procedimento è un procedimento abbastanza complesso, che coinvolge più strutture del comune, non solo il dipartimento urbanistica ma anche la ragioneria, il dipartimento revisione della spesa, e ovviamente coinvolge anche Risorse per Roma, che in questo procedimento dà un supporto all'amministrazione capitolina. Questo purtroppo, diciamo, questo primo impulso per garantire trasparenza all'iter è stato, diciamo, recepito immediatamente dagli uffici, e l'impegno era quello di aggiornare tali tabelle almeno con cadenza quindicinale. Purtroppo ci siamo resi conto che dall'ultimo aggiornamento ormai è fermo al 31 gennaio, quindi ci toccherà riconvocare una commissione con tutti gli uffici per capire quali siano i problemi che abbiano bloccato questa periodica pubblicazione e aggiornamento di queste tabelle. Nello stesso tempo e parallelamente stiamo lavorando per snellire tutta la procedura, quindi per arrivare ad un flusso più rapido. Perché poi, Presidente, se ricordo bene, poi la procedura complicata, però alla fine è un conto, no? C'è una tabella. Ma non è solo un conto. Perché il cittadino poi dice: ditemi quanto devo pagare, sperando che non sia dopo il danno anche la beffa della mazzata, in modo che così posso pagare e liberare il mio immobile. La faccio semplice, però poi il cittadino chiede questo, dice: io voglio pagare in modo che divento pienamente proprietario, diciamo, della mia casa, e così. Allora, su questo vorrei però precisare, fare un passaggio, un chiarimento, perché alcuni pensano che affrancandosi si diventa pienamente proprietario. In realtà l'affrancazione è un di cui, per cui alla base c'è anche la trasformazione in alcuni casi del diritto di superficie in diritto di proprietà, e queste sono due cose diverse, mentre alcuni le confondono. Perfetto, sì, è giusto specificarlo, perché in realtà questi immobili al 99esimo anno dovrebbero tornare, se non si acquista il diritto di superficie, di proprietà comunale. Esatto. E questo è molto importante, lo dico per i tanti nostri ascoltatori che fanno confusione. Esatto, cioè, perché ci si è creato intorno a questo tema molta confusione, anche perché, lo voglio ribadire, non si è obbligati ad affrancarsi, ma lo fa esclusivamente chi ha necessità e volontà, diciamo, di vendere. Perché sennò rimani a pieno titolo nella tua abitazione, rimani senza che nessuno ti possa chiedere niente. Chi non ha necessità di vendere può stare a pieno titolo nella propria abitazione, e soltanto chi vuole vendere al libero mercato, perché si può anche vendere, diciamo, rispettando il prezzo massimo di cessione. Se invece si vuole, come diceva lei, liberalizzare l'appartamento e lo si vuole vendere al libero mercato, allora bisogna pagare l'affrancazione. Quando arriverà una task force? Perché allora, io credo che per mettersi a pari con questi 2000 pratiche, perché poi andrà a regime. Allora, posso dare questa informazione. Noi abbiamo approvato un ordine del giorno, cioè una mozione qualche tempo fa, in cui, come le dicevo, chiedevamo anche di implementare l'organico in dotazione all'ufficio affrancazioni attraverso l'assegnazione di personale per svolgere queste pratiche. Quindi questa è stata fatta una richiesta di reperimento interno, quindi vale a dire che è stato chiesto ad altri dipendenti del Comune di Roma di lavorare presso l'ufficio affrancazione, e questa richiesta è stata ben accolta, per cui mi hanno appena stamattina detto che 51 persone dipendenti del Comune di Roma si sono rese disponibili a lavorare, ovviamente dietro pagamento di straordinario, a queste pratiche. E in più c'è stata anche la richiesta a Risorse per Roma di fornire e di dare ulteriore supporto e ulteriori risorse per la lavorazione di queste pratiche, e anche su questo, insomma, siamo in fase di addirittura di arrivo, diciamo, proprio perché, come le dicevo, stiamo spingendo al massimo per far sì che chi ha presentato l'istanza veda la conclusione nei tempi previsti dalla delibera di agosto, che sono 180 giorni. Purtroppo per alcuni questi giorni sono già
scaduti, passati. Senta Presidente, mi pare chiaro su questo punto, poi ci torneremo tra qualche settimana, se lei è disponibile, perché mi pare dato informazioni, di darvi degli aggiornamenti informazioni precise prima di salutarla, perché il tempo è tiranno anche per radio. Oggi incontro Raggi Pallotta, è andato bene, abbiamo letto, lei da Presidente della Commissione Urbanistica un po' di voce in capitolo ce l'ha sulla vicenda stadio. Ero qui in commissione, per cui non ho seguito e ovviamente non ero all'incontro e non ho neanche avuto modo di leggere e di informarmi, perché come le dicevo stava lavorando in commissione 5 minuti fa, però volevo dare invece una notizia che per me è importante, che oggi abbiamo espresso parere su una delibera molto importante per noi, sempre sui piani di zona, che forse è una delle prime delibere, se non la prima, che va in tal senso per un'amministrazione del comune e che revoca parzialmente il diritto di superficie per 8 immobili del piano di zona Tor Vergata, che sono quegli immobili dove l'assessore è intervenuto nei giorni scorsi per bloccare gli sfratti. Esatto, non è che si è intervenuti con questa delibera, perché da mesi noi portavamo avanti un'istruttoria con gli uffici, ovviamente con l'avvocatura capitolina, ed è stato dimostrato che in questo caso la cooperativa Lega San Paolo ha chiesto più del prezzo massimo di cessione. E quindi avete revocato. Persone che erano soci della cooperativa che poi sono stati estromessi, quindi grazie a questo grande lavoro siamo riusciti ad evitare che queste persone con dei minori dovessero abbandonare le loro case, e siamo anche molto orgogliosi di questo lavoro. E noi ne siamo contenti risultato. Perché mi pare che si riporti un po' di legalità nel campo sulle vicende dei piani di zona. Esatto, è quello a cui teniamo tanto. Presidente, grazie, buon lavoro. E a risentirla grazie presto. A grazie a Donatella Iorio, Movimento 5 Stelle, presidente in Campidoglio della Commissione Urbanistica.